Le Marche in zona arancione da martedì 6 aprile riaprono i negozi, centri estetici e parrucchieri, studenti in aula fino alla prima media, per i gradi successivi didattica in presenza fino al 75%. Pasqua blindata in tutta Italia, controlli in aumento anche in provincia di Pesaro Urbino con posti di blocco e 250 agenti sulle strade. A Fano il sindaco Seri lancia un appello al senso di responsabilità. Schianto tra auto e furgone a Calcinelli, ferito un 65enne estratto dalle lamiere e portato al pronto soccorso di Fano, la strada chiusa al traffico per circa un'ora. Fate attenzione, il Covid esiste ed è atroce, la testimonianza e l'appello di Giovanni Battistelli di Colli al Metauro che porta avanti la sua battaglia contro il coronavirus. Augurare buona Pasqua è come dire coraggio, su Fano TV il messaggio di auguri del vescovo di Fano Armando Trasarti che ai fedeli parla di aiuto e di speranza, dopo tanta malattia qualcosa di nuovo potrà rinascere. A Fano torna la festa della Madonna del Ponte, niente pesca di beneficenza ma confermate le sante messe ad ogni ora dalle 8 del mattino. Cestini dei rifiuti pieni in zona mare, a Fano aumenta il servizio di pulizia, in arrivo anche nuovi bidoni per carta e plastica. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, da martedì 6 aprile le Marche torneranno in zona arancione. Allora sentiamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Vi comunico che da martedì la nostra regione torna in zona arancione. Lo ha annunciato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, ufficializzando il passaggio nella fascia meno restrittiva. Il provvedimento fa seguito ai risultati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità. Infatti, come rilevato dall'Osservatorio Epidemiologico della regione, il tasso cumulativo di incidenza è 233,4 su 100.000 abitanti e quindi sotto la soglia di rischio. Ci sono però delle differenze territoriali. Ancona risulta avere un tasso leggermente al di sopra dei 250 su 100.000, mentre tutte le altre province sono sotto. Nell'ultima settimana, fa sapere il direttore dell'osservatorio Marco Pompili, sono stati registrati 1.050 positivi in meno e l'indice RT è di 1,04, in calo dello 0,10. Gli ospedali invece rimangono ancora sotto pressione. In questo momento, ha scritto Pompili in un post pubblicato sui social, c'è una situazione di miglioramento chiaro e solido, ma dobbiamo ancora stringere i denti e comportarci con la massima attenzione nelle attività quotidiane. A commentare il passaggio in zona arancione oggi è stato anche il vicepresidente delle Marche, Mirko Carloni. Siamo al lavoro per evitare i contagi, fare i vaccini e rispondere adeguatamente alla pandemia. Da martedì centri estetici, parrucchieri, negozianti, ambulanti e tutte le categorie che hanno dovuto chiudere in queste settimane potranno tornare a lavorare nel rispetto delle regole. Restano chiusi però bar e ristoranti che possono effettuare soltanto l'asporto e le consegne a domicilio. Gli spostamenti poi saranno consentiti all'interno del proprio comune e si potranno raggiungere i comuni sotto i 5.000 abitanti entro un raggio di 30 km, ma non i capoluoghi di provincia. Infine, viene assicurato lo svolgimento in presenza di servizi educativi dall'asilo alla prima media. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 al 75% degli studenti. E sono 11 i decessi che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore legati al coronavirus. Nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese. Invece i positivi rilevati nell'ultima giornata sono 651. Le province con più casi sono quelle di Ancona e di Pesaro Urbino. Calano ancora i ricoveri negli ospedali, i pazienti in terapia intensiva scendono a 142, mentre quelli in semi-intensiva salgono a 215, più 4 rispetto a ieri. E vista la riapertura da martedì di asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali, l'assessore di Fano, Samuele Mascarin, fa sapere che verranno garantiti sia il servizio di refezione sia il trasporto scuola. Bus inoltre continueranno a essere adottate le modalità stabilite in precedenza, come ad esempio il triage all'ingresso per adulti e bambini e la suddivisione in bolle. E la cronaca, un grave incidente oggi pomeriggio alle 17 in viale Alfredo Oriani, poco distante dalla chiesa Santa Croce a Calcinelli di Colli al Metauro. A scontrarsi frontalmente, per causa ancora in fase di accertamento, sono stati una Fiat 600 guidata da un 65enne del posto che procedeva in direzione Monte e un furgone di una ditta privata che proveniva dal senso di marcia opposto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i pompieri che hanno estratto il 65enne dalle lamiere. L'uomo
L'uomo, che era cosciente, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Santa Croce. Non si conoscono ancora però le sue condizioni di salute. Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni sulle vie Urbino, Piceno e Loreto. Questa sera vi facciamo ascoltare la testimonianza del responsabile della protezione civile di Colle al Metauro, Giovanni Battistelli, che sta combattendo la sua lotta contro il Covid. Ho avuto paura, ha detto, il virus esiste ed è atroce. Sono giorni che sto soffrendo e mi è stata diagnosticata anche la polmonite. Lui è una forza incredibile, ti prende dappertutto, ti sfinisce e non ti fa vedere la luce in fondo al tunnel. Comanda lui e penso che solo qualcuno da lassù possa sconfiggerlo e cacciarlo via. Sono le parole di Giovanni Battistelli, impiegato di 42 anni e volontario della Protezione Civile, colpito dal coronavirus. Ora si trova a casa in isolamento con la sua famiglia ed è seguito costantemente dal medico di base Mario Ordonselli. Ha deciso di pubblicare anche un post sul suo profilo Facebook per cercare di sensibilizzare in particolare quelle persone che non credono al virus. Se l'è vista brutta? Giusto, io ho avuto paura di questo virus, mi ha spaventato molto perché questo virus è un nemico invisibile. Mi è arrivato tutto in un botto e oggi sono 17 giorni che sono qui a casa. E prima con dolori forti addominali, e sia alle ossa che alla pancia, e poi a un certo punto è arrivato la diminuzione della saturimetria, del livello di ossigeno, e lì mi ha mandato fuori di testa. Questo virus esiste, io mi auguro che i cittadini, le persone, i miei conoscenti non ne vengano a contatto. È riuscito a capire dove è stato contagiato? Ma sicuramente in famiglia, nella nostra famiglia siamo tutti tre positivi, quindi oggi è difficile dire da dove è venuto questo contagio oppure no, sicuramente dagli ambienti di lavoro. I miei familiari stanno adesso abbastanza bene, sia mia moglie che la piccola. Quello che sono messo peggio sono io. È una lotta continua. Lei è anche responsabile della Protezione Civile di Colle al Metauro, quindi capisce anche dell'importanza, no, del volontariato, di tutte quelle persone che sono scese in campo per aiutare gli altri. Eh sì, è questo il mio dubbio. Io sono quasi un anno, dall'8 marzo dell'anno scorso, che siamo scesi in campo insieme ai miei colleghi volontari a dare una mano per combattere questo nemico atroce, perché è atroce. Credevo di uscirne prima, ha proseguito Giovanni, e la mia speranza, ha detto, è che il piano vaccini vada spedito e che vengano aumentati i punti di vaccinazione sul territorio. Vaccinarsi per prevenire questo virus. Bisogna comportarsi nel modo migliore per prevenire questi contagi che ultimamente sono soprattutto anche nei ragazzi, nei giovani. In ospedale a Pesaro ho visto tanti giovani messi peggio di me, e quindi l'invito ancora è alla prudenza. Ora però continua a combattere la sua battaglia. Io ce la sto mettendo tutta, ma è dura ed è atroce, è dura. Speriamo di uscirne il prima possibile e di fare i miei migliori auguri a tutte le persone che in questo periodo stanno male. Si è svolta ieri sera la prima riunione della cabina di regia tecnica per l'attuazione del piano vaccinale, un organo deliberato dalla giunta regionale lunedì scorso. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha evidenziato che con il mese di aprile si apre il secondo trimestre di vaccinazioni. Ad aprile nelle Marche arriveranno 210.000 dosi e nei mesi di maggio e giugno 700-800.000. Si passerà a rifornimenti stabili e soprattutto continui, come ha promesso il governo, ha sottolineato l'assessore. Quindi per le Marche si prospetta una somministrazione a regime di 15.000 dosi al giorno a fronte delle 7.000 dosi inoculate adesso, senza alcuna interruzione per le festività pasquali.
e un ausilio alle persone in difficoltà per l'adesione alla campagna vaccinale. Da martedì 6 aprile l'Ufficio di Promozione Sociale dell'Ambito 6 è a disposizione della popolazione inserita nel piano vaccinale per il supporto alle procedure di prenotazione. Le operatrici dell'ufficio, collocato al piano terra del centro commerciale di Sant'Orso a Fano, aiuteranno gli anziani e le persone fragili e vulnerabili che non hanno i dispositivi idonei oppure che non riescono a completare autonomamente le procedure informatiche. Il servizio, che è gratuito, è disponibile anche a fornire la modulistica da presentare al momento della vaccinazione e all'assistenza nella compilazione dei documenti. È possibile contattare telefonicamente il personale allo 0721 887 483. A Pasqua tutta Italia sarà in zona rossa e i controlli verranno aumentati anche nella provincia di Pesaro Urbino. Il sindaco di Fano Massimo Seri oggi ha colto l'occasione per fare gli auguri alla cittadinanza e per lanciare un appello al senso di responsabilità. Seconda Pasqua in piena pandemia. Le prossime festività saranno blindate, quasi come lo scorso anno. Lo ha deciso l'ultimo decreto Draghi, approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha messo tutto il paese in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile. E le regole sono chiare: vietato uscire di casa e andare fuori comune o regione, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Gli spostamenti, che dovranno rispettare il coprifuoco dalle 22 alle 5, dovranno essere autocertificati. L'unica deroga per i 3 giorni è quella stabilita per agevolare i ricongiungimenti familiari. Il decreto, infatti, consente la visita verso un'abitazione di parenti o amici una sola volta al giorno all'interno della regione, nei limiti di 2 persone, oltre ai figli minori di 14 anni o ai disabili o ai non autosufficienti conviventi. In aumento anche i controlli sulle norme anticontagio. Nella provincia di Pesaro Urbino saranno oltre 250 le donne e gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nelle giornate di sabato, domenica e lunedì. Particolare attenzione sarà rivolta al lungomare e alle aree verdi della costa e dell'entroterra. Su alcune zone è stata condivisa con i sindaci l'esigenza di provvedimenti di interdizione, dell'accesso e di presidio da parte dei volontari. Inoltre saranno intensificati i controlli sulle principali arterie stradali, ma verranno aumentate anche le verifiche nelle attività produttive e commerciali da parte dell'Ispettorato del Lavoro, un gruppo composto da ASUR, Nucleo Ispettivo dell'Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco. Oggi il sindaco di Fano Massimo Seri ha colto l'occasione per fare gli auguri alla cittadinanza e per lanciare un appello al senso di responsabilità. Siamo arrivati a Pasqua, viviamo questo momento importante in una situazione di grande difficoltà. Ci sono restrizioni, in molti casi c'è la malattia e la solitudine, ma la Pasqua va vissuta con profondità, con intensità. È un momento di preghiera per chi ha fede. Ma la Pasqua è anche un passaggio, è una rinascita. E allora ecco, viviamo questa Pasqua con grande profondità, con grande intensità, ma anche come un momento di speranza, come un momento di passaggio e di rinascita. Ma colgo anche questa occasione perché in queste anche giornate di bel tempo, l'invito a tenere sempre comportamenti responsabili. Stiamo vivendo questa pandemia, che in questa fase, in una fase acuta, e allora è importante anche in questi momenti essere rigorosi e mantenere comportamenti responsabili. È il primo elemento per tutelarci. Alcune volte è meglio fare un passo indietro per farne due in avanti. Ecco, quindi voglio augurare a tutti voi una buona Pasqua, un passaggio che sia anche un momento di rinascita, come convinto che sarà, ma vivendola anche con grande responsabilità. Buona Pasqua a tutti. Massima attenzione, non dobbiamo abbassare la guardia, lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in occasione della Pasqua. Usiamo prudenza e rispettiamo le regole, no agli assembramenti sia alle visite a casa di parenti, ma massimo 2 persone e una volta al giorno. Sono stati annunciati tanti controlli, ha proseguito il primo cittadino, quindi fate attenzione, ognuno deve stare nel proprio quartiere, stiamo sparsi. Il virus è ancora tra noi, ha concluso Ricci, ed è ancora più insidioso. Solo nella nostra città ci sono oltre 500 positivi. Speriamo sia l'ultimo sacrificio per avere delle riaperture graduali. E adesso il messaggio di auguri del vescovo di Fano Armando Trasarti. La Pasqua è sinonimo di coraggio e di speranza. Dopo tanto buio, qualcosa di nuovo potrà rinascere. Ecco, dire buona Pasqua tipicamente significa dire coraggio. La morte non è l'ultima parola.
È il messaggio pasquale di Monsignor Armando Trasarti, il vescovo di Fano, Fossombrone e Cagliipergole, in occasione delle festività si rivolge alle famiglie e ai fedeli che stanno vivendo un periodo difficile a causa della pandemia. La natura già ci ha indicato che qualcosa sta risorgendo. La morte sembrava vincitrice al tempo di Gesù. I nemici di Gesù avevano detto: tutto è compiuto, abbiamo risolto tutto. Eppure, ecco la meraviglia per noi credenti, spero anche per tanti, che quella morte è stata vinta. Ci sono tante morti psicologiche, morali, sociali, economiche. Augurarsi una buona Pasqua significa allora a tutti dire coraggio. Speriamo, coltiviamo la speranza che dopo tanto buio, dopo tanta malattia, dopo tanta pandemia, qualcosa di nuovo potrà rinascere. Mi meraviglia, continua il vescovo, e mi ha sempre fatto riflettere Maria di Magdala, che il giorno di Pasqua va verso la tomba di Gesù e si chiede: chi ci aiuterà a togliere la pietra? E anche oggi ci viene chiesto di aiutare e di essere aiutati. Quanta gente ci chiede: datemi una mano per riprendere vita, datemi una mano per riprendere ad amare, datemi una mano per riprendere la salute. Speriamo di essere noi l'angelo, quella bella presenza che aiuta a stanare la morte, le morti, le situazioni difficili, inaspettate di qualcuno. Allora sarà davvero una Pasqua buona, una Pasqua che aiuta a essere felici e a far felici. Buona Pasqua a tutti, nonostante tutto. Rimaniamo a Fano perché martedì prossimo torna la festa della Madonna del Ponte. A illustrarci il programma che si svolgerà nel rispetto delle norme anticontagio è il parroco Don Antonio Biagioli, servizio di Filippo Pucci. Per i fanesi e non solo, il martedì di Pasqua si festeggia di solito nella pineta di Ponte Metauro, in ricorrenza della festa della Madonna del Ponte. Originariamente denominata Santa Maria di Fano, ha acquisito il nuovo nome solo dopo la realizzazione del ponte sul fiume Metauro. Nei secoli il santuario è stato una meta per tanti pellegrini e nel 1984 Giovanni Paolo II, durante la sua visita alla città, incoronò il quadro della Madonna del Ponte nominandola protettrice dei marinai, un bel momento ancora vivo nel ricordo di tanti fanesi. Dopo la chiusura forzata dello scorso anno, dove non sono state celebrate le sante messe, quest'anno, martedì 6 aprile, la parrocchia ha programmato le tradizionali celebrazioni nel rispetto però delle misure anti-Covid. Il programma di martedì, come tutti gli anni, prevede la messa ogni ora, a partire dalle 8. Ci saranno vari sacerdoti che sono legati molto al santuario, anche perché facevano parte di questa parrocchia, che celebreranno, e alle 17:30 ci sarà la tradizionale celebrazione con il vescovo, con il coro, eccetera. Purtroppo a causa della pandemia non si terrà la pesca di beneficenza e poi ci sarà la festa in pineta. E con l'aumento della vendita da sporto di cibi e bevande, i cestini dei rifiuti sono spesso pieni, soprattutto in zona mare. Oggi l'assessore all'ambiente del comune di Fano, Barbara Brunori, ha annunciato l'aumento della pulizia e l'arrivo di nuovi bidoni per carta e plastica. I servizi da sporto dei menù da parte dei ristoranti e dei vari esercizi commerciali, dovuto al prolungarsi della zona rossa, ha comportato un forte aumento dei rifiuti in alcune zone della città. Dopo numerose segnalazioni arrivate al Comune di Fano, l'assessore Barbara Brunori insieme ad ASET hanno pensato di aumentare le isole ecologiche nella zona mare che dal Lido arriva fino alla Sassonia. Saranno due i cassonetti posizionati in 8 aree diverse. Tra queste, lungo il molo tra il Lido e l'Arzilla, alla Cavea, vicino all'ex pista di pattinaggio, zona ponte, e nella piazza del Lido. Per la parte Sassonia, invece, vicino alla pista di pattinaggio, a Rastatt, zona patibolo, ed infine lungo Viale Ruggeri. Verranno posizionati due contenitori, uno di plastica e uno per la carta, proprio per evitare situazioni di disordine e anche proprio di degrado.
Questo naturalmente si verifica anche nei quartieri. Per un problema di personale attuale di ASE stiamo cercando di trovare la soluzione migliore, perché ci rendiamo conto che oggi un solo passaggio forse non è sufficiente, ne necessita di almeno due. Detto questo, la situazione è una situazione temporale, ci tengo a sottolinearlo, quindi mi rendo conto che non è bella da vedere, ma è utile proprio per tenere pulito, legato alle chiusure dei locali. Dopodiché tutto tornerà nella normalità. Infine, l'assessorato all'ambiente ha lanciato un appello ai cittadini sul buon senso civico. È bene che ognuno di noi sia responsabile della differenziazione del rifiuto, ma anche proprio dello schiacciamento dei cartoni, perché molte volte andiamo proprio a raccogliere dei contenitori che sono semivuoti per una mancanza proprio di correttezza. E inoltre anche proprio nell'abbandono nelle isole ecologiche di rifiuti che non sono conformi, e questo non solo è brutto da vedere, ma inquina l'ambiente ed ha una situazione sicuramente di degrado. E oggi pomeriggio i rappresentanti dell'Africa Chiam hanno consegnato uova di cioccolato e beni alimentari alle famiglie in difficoltà, seguite dal progetto Ricibiamo della Caritas diocesana. Infatti quest'anno la Onlus Fanese ha deciso di ampliare la campagna di raccolta fondi, proponendo ai sostenitori di acquistare un uovo e compiere un gesto di solidarietà, donarlo alle famiglie più bisognose del territorio e sostenere i progetti di supporto alimentare che l'associazione porta avanti in Kenya, Tanzania e Zambia, raggiungendo oltre 6.000 bambini. Queste uova, ha dichiarato la presidente Anita Manti, rappresentano un ponte fra l'Italia e l'Africa, un gesto unico che accomuna tutti e che ci ricorda quanto la solidarietà e la vicinanza umana non conoscano confini. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo la Via Crucis in diretta da Piazza San Pietro. A seguire, Passione e Morte di Gesù, una rappresentazione a cura dell'Associazione Culturale dell'Arco di Jesi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. A domani.